Sapete qual è il popolo che Dio dice che non perdonerà mai? Così c'è scritto nella Bibbia, fino a quando io esisterò, questo popolo non verrà perdonato. Ci sono stati tanti popoli nella storia della Bibbia, nella storia del popolo ebraico, che hanno veramente vessato e schiavizzato il popolo ebraico, partendo dagli Egizi, da una schiavitù che è durata per 210 anni e dove venivano uccisi i maschi di tutte le famiglie, quindi una schiavitù veramente dura, difficile, passando per i babilonesi, passando per i romani, passando, hanno tutti lasciato una traccia indelebile nelle sofferenze del popolo ebraico. Contro questi Dio non si pronuncia. C'è un unico popolo contro il quale Dio dice invece questo non verrà mai perdonato. Ed è Amalek. Se prendete la Bibbia, non è neanche tradotto, c'è soltanto un nome universale per questo popolo, Amalek. Cosa ha fatto questo popolo, Amalek, al popolo ebraico? Amalek ha attaccato il popolo ebraico quando era uscito dall'Egitto, quindi in mezzo al deserto. E si dice che in quel momento il popolo ebraico era un po' debole nella sua fede, era un po' così titubante. Quanti anni staremo adesso nel deserto? Dio ci ha portato fuori, sembra che siamo mai bloccati qua. Insomma, era un momento un po' difficile spiritualmente parlando. E Amalek ha approfittato di questa breccia spirituale per cercare di battere il popolo ebraico. Cosa aveva fatto il popolo ebraico ad Amalek, che Amalek l'ha attaccato così di sorpresa cercando di farlo fuori del tutto? Niente. Il popolo ebraico non aveva fatto niente. Allora i commentatori dicono: quando un nemico si mette contro un altro popolo, e nella fattispecie il popolo ebraico, per un motivo, sei più ricco di me, sei più forte di me, hai più conoscenza di me. Quindi se c'è un motivo alla base, per esempio, i maestri riportano l'esempio del popolo egizio, che ha iniziato a dire: questi ebrei stanno diventando tanti, ci minacciano, ci fanno paura. Dio dice: è umano che una persona abbia paura di uno più ricco, gli faccia magari gelosia, che abbia paura di uno che ha più potere di lui e glielo vuole togliere. Insomma, tutte queste cose così, quando guardi in maniera razionale, ci può essere un motivo di odio e quindi di voler fare la guerra. Ma Amalek, il popolo ebraico non l'aveva mai incontrato nella sua storia, eppure attacca gli ebrei mentre sono nel deserto. E Dio dice: quando un popolo vi attacca senza un motivo, e il loro unico motivo è quello di volervi distruggere perché siete ebrei, io quello non lo perdonerò mai. Possono essere gelosi di voi, posso perdonarlo. C'è la gelosia nell'essere umano. Possono avere paura di voi, possono essere intimoriti, possono avere tanti motivi. Se c'è un motivo logico, in qualche modo posso pensarci su. Ma quando qualcuno si metterà contro di voi, semplicemente perché voi siete voi, con il vostro messaggio, con quello che rappresentate nel mondo, lì io non lo perdonerò mai. E questo è quello che rappresenta Amalek nella storia del mondo. Rappresenta tutti quei popoli che non si sono messi contro gli ebrei perché erano più ricchi, perché erano più potenti, perché vivevano nella terra, perché non vivevano nella terra. Si sono messi contro gli ebrei per un solo motivo, perché erano ebrei. E lì Dio dice: io queste persone non le perdonerò, perché l'odio, quando è motivato da qualcosa, lo posso capire, ma quando l'odio è motivato dal nulla, lì io non lo perdono.